La noia, partita noiosa, deludente, soprattutto l'Argentina, soprattutto Messi, che ha toccato pochi palloni, bisogna dire, nel finale un pochino la partita si è accesa per qualche secondo con un'azione di Higuain finita sull'esterno della rete che sembrava gol, poi per un'altra azione con un guizzo, uno dei rari, forse il solo di Messi che ha servito un calciatore dell'Argentina verso la porta, ma poi l'occasione della partita l'ha avuta Robben proprio a 2 minuti dalla fine, quando il suo compagno gli ha servito un tocco delizioso di tacco, si è trovato lanciato verso il portiere, si è allungato un pochettino, ha tirato, stava per battere il portiere, ma subito dopo qualche centimetro deviazione in angolo, mi sembra proprio di Palacio. Dell'Argentina. L'Argentina ha deluso soprattutto l'Argentina, ma ha deluso proprio la partita. Parlano male dell'Italia, del catenaccio, ci hanno anche offeso. Offeso, il catenaccio fa parte del calcio, si vince col catenaccio, però si dice ah, italiani, catenaccio in senso dispregiativo agli italiani, ma guardate Argentina, Olanda, altro che catenaccio, sia da una parte che dall'altra, erano in 500 al centrocampo, insomma, catenaccio, c'erano 7-8 in difesa da una parte, nessuno che si... Messi fermo in campo, ecco, delusione, Messi è fuori condizione, è fuori, senza dubbio, gioca quasi da fermo, non è lui, non è lui, poi ha piovuto, terreno quindi pesante, ancora più difficile. Si va ai supplementari, avevamo detto partita a scacchi nel precedente video, i supplementari può succedere di tutto, a questo punto vedo l'Olanda fisicamente meglio, se si va ai rigori l'Olanda ha qualche vantaggio in più perché ha quel portiere che para tutto, Higuain che è un rigorista è uscito, che dire, a questo punto l'Olanda è favorita secondo me, una squadra che vedo ancora pimpante fisicamente, Robben anche lui non ha giocato bene, ha sbagliato parecchi palloni, Schneider anche non ha giocato bene, Van Persie non ha toccato palla praticamente, però che dire, a questo punto il mondiale è favoritissima la Germania, perché? Innanzitutto perché ha un giorno in più di riposo, secondo perché chi esce da questa partita esce stremato perché ha piovuto, terreno pesante, si arriva a 120 minuti, forse si andrà ai rigori, stress, infortunati, insomma la Germania quindi partirà favorita per questo mondiale. Ma ancora vedremo con chi se la vedrà, scusate il gioco di parole, perché tra pochi minuti ci saranno i tempi supplementari e forse i rigori, i calci di rigore. A dopo per il verdetto, per vedere quale sarà la finale di questi campionati del mondo di calcio.